nella libertà e nel romanzo da cui io l'ho tratto, Il trono vuoto, era in gioco un'idea di sinistra che in quel momento sembrava potesse ancora in qualche modo rigenerarsi, e quindi è tutto un discorso all'interno di un partito come potrebbe essere quello democratico, e la figura principale è il segretario del partito, cosa che in effetti non è avvenuta molto nella storia letteraria italiana, di avere diciamo di prendere a protagonista un segretario di partito. C'è un libro stupendo di Carlo Levi che è L'orologio, ma che credo che sia l'unica eccezione, e mentre per esempio Vasquez Montalbán ha fatto un bellissimo libro su quel tema. E a me sembrava interessante, appunto, anche lì vedevo nella realtà, ma io non mi sono ispirato a nessun nome, la difficoltà di assumere una consistenza, di assumere una voce da parte di chi allora deteneva le redini, e vedevo soprattutto questo snodo, cioè il momento in cui in qualche modo i segretari di partito stavano per diventare nulla, scomparire. E ho immaginato una storia classica, cioè ho immaginato una sostituzione, cioè quest'uomo, il segretario, sa di andare incontro a una sconfitta, è in grande crisi, è depresso. È un depresso, come spesso i nomi politici sono, quando hanno l'orizzonte, come dire, chiuso, e a un certo punto scompare pensando di prendere una boccata d'aria, va da una sua amica a Parigi, un'amica che in qualche modo non c'entra niente con la politica, che riguarda i suoi anni in cui vagheggiava il cinema come sua possibile, e in quel momento il partito, che invece è alle soglie delle elezioni, e soprattutto un personaggio che è il suo come dire assistente, la persona che gli sta accanto, che è interpretata da Valerio Mastandrea, e fa una ricerca e trova questo fratello gemello che è un filosofo che va e viene dagli istituti ospedalieri per problemi di malattia mentale, e è identico, è un uomo di grande fascino, con la moglie, insomma trovano il modo di sostituire, e comincia una storia che ti puoi immaginare, che ovviamente ha degli effetti anche molto divertenti, ma soprattutto su questo rapporto depressione del vero uomo di potere e euforia di quest'uomo che dovrebbe essere invece il vero depresso, e quindi ovviamente c'è un'escalation enorme che alla fine si conclude in un modo devo dire interessante rispetto al romanzo, perché anche lì la molla era fare un film diverso dal romanzo, e a parte il fatto che il cinema ti consente di dare un volto a quello che tra le pagine può essere anche potenzialmente tutto e nulla, e il fatto di poter lavorare con un attore su due ruoli è ovviamente una cosa affascinantissima, e quindi con Tony abbiamo costruito questo personaggio a partire da quest'idea. Ma nel finale lo spettatore, Valerio Mastandrea soprattutto, che raccoglie lo sguardo dello spettatore, non sa se l'uomo che si trova davanti è il segretario vecchio, cioè il vecchio potere, o se è il nuovo, perché sono diventati indistinguibili. E questa cosa io penso che sia una cosa importante, cioè che noi, forse noi tutti, uomini, esseri umani, abbiamo dentro di noi un gemello, cioè un potenziale euforico che teniamo a bada, che forse non riconosceremo mai, o che a volte incontriamo nei momenti di grande apertura e poi forse gli chiudiamo la porta, non lo accogliamo. Diciamo, in questo caso, in quel film, è come se io evidentemente sentivo, diciamo, quello che stava per accadere,
non dà una possibilità se non tragica alla politica, cioè alla fine la politica è condannata alla finzione e quindi nella migliore delle ipotesi quello lì è il vecchio che assomiglia e che fa finta di essere nuovo. E questo purtroppo è più o meno quello che sta accadendo.